Buon pomeriggio dalla press area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival. Ci troviamo in compagnia di Cristina Pascual, attrice spagnola, qui in rappresentanza di Yolanda Pérez Centeno, regista di Zuguang, uno dei cortometraggi presenti in concorso nell'ambito del concorso internazionale, per l'appunto. Buonasera Cristina, vorrei chiederti innanzitutto da quale idea, come è nata per meglio dire l'idea di questo film? Bueno, Yolanda, buenas tardes. Yolanda piensa que... Yolanda ha sempre pensato che la vita sia esattamente paragonabile ad una partita a scacchi e questa è stata l'idea dalla quale poi è nata il film, che ogni decisione che prendiamo nella nostra vita ci porta in una direzione o in un'altra, proprio come nel gioco degli scacchi. Yolanda, la regista di questo film, ha avuto una formazione nell'ambito della comunicazione e della pubblicità. Tu credi che i suoi studi abbiano in qualche modo inciso sul suo modo di fare cinema? Sì, por supuesto. Sì, sicuramente sì. E in che modo? E soprattutto in che modo il linguaggio della pubblicità riesce ad influenzare il suo cinema? Bueno, Yolanda è molto visuale. Todas sus imágenes. Beh, sì, ha influito perché a Yolanda piace molto creare in un modo molto dinamico e rapido, ma allo stesso tempo, come ha fatto in questo film, cerca di poi focalizzarsi in alcuni dettagli per farti entrare nelle scene e nelle immagini. Cristina, puoi dirci qualcosa a proposito della location in cui è stato girato il film? Sì, Yolanda buscava cercava una zona dove girare il film che fosse Yolanda completamente bianca per andare in contrasto con alcune scene dove ci fossero dei muri neri, così da poter creare il contrasto che esiste poi nella scacchiera del gioco degli scacchi. Cristina, questa per te è stata la prima esperienza a Shortini Film Festival. Cosa pensi del festival che è stato realizzato e con quale idea soprattutto tornerai a casa in Spagna? Credo che Shortini Film Festival è un'idea meravigliosa, è organizzato anche in una location altrettanto magica. È geniale l'idea perché riesce a dar vita per qualche giorno di nuovo al popolo di Augusta, riesce a regalare qualcosa al popolo di Augusta, ma questo va in contrasto, dice Cristina, con quello che invece offre il paese, che è triste vedere come un paese così bello, con delle spiagge così meravigliose, ma anche poi di infrastrutture che possono accogliere magari dei turisti in numero più grande. Beh, in fondo lo spirito con cui è nato Shortini Film Festival è stato da sempre anche quello di denunciare un po' le mancanze della nostra città, ed è un bene anche che la nostra amica Cristina abbia sottolineato questo aspetto. Anche per questo motivo, Cristina, noi ti ringraziamo e soprattutto ti rivolgiamo naturalmente un saluto e un invito a tornare magari in una prossima edizione del festival. Muchas gracias a vosotros también. Grazie a tutti. Buonasera.